Amici Autodigest, benvenuti in Engadina e benvenuti sulla nuova Hyundai i40, lanciata da pochissimo sul mercato, solo a maggio del 2015. È veramente grande e spaziosa, però questa grandezza e questo peso di 2 tonnellate e la lunghezza che ricorda di 5,7 non influenza tanto la dinamica di guida, nel senso che non è un'auto sportiva ovviamente, ma il nuovo cambio dopo frizione, il differenziale a slittamento limitato veramente vi fa ricredere sulle dimensioni di quest'auto. Non appena la vedi dici, ma chissà quanto andrà questo carrozzone gigantesco, e invece è davvero piacevole, senza contare l'autonomia, grazie ai 70 litri di carburante, diesel ovviamente, vai davvero dappertutto, con un pieno fai veramente tantissimi chilometri e consuma davvero poco, soprattutto in autostrada a velocità da limite. E anche guardate, il design è completamente nuovo, iniziamo ovviamente dalla nuova presa qui esagonale, dai nuovi fari Bixeno che sono di serie su questo equipaggiamento. Gli equipaggiamenti, ve li ricordo, sono 5, quindi avete una vasta gamma di scelte, e anche il motore che c'è qui sotto vi darà davvero un ottimo piacere di guida. È un bellissimo 1.7 da 141 cavalli, un motore davvero che vi dà tanto, è sempre in tiro. Adesso andiamo a vedere la prova e provare per credere. Andiamo. Lo sterzo è davvero leggero sia in manovra che durante la guida, però questo non implica un'imprecisione di guida, anzi. E adesso io sono sul settaggio eco, i rapporti sono molto corti, poi se voglio provare, non dico proprio divertirmi, però avere un po' più di piacere nella guida, mi sposto la mia leva del cambio qui a sinistra e inizio un po' a giocare qui con i pedals. E vi assicuro che vi dà un attimino di piacere di guida in più, non dico sportiva, però non è male. Mentre invece il settaggio sport si sente che l'auto è più rigida, soprattutto va a influire sulle sospensioni posteriori questo tipo di settaggio, e anche un rapporto del cambio diverso, ed è piacevole devo dire alla guida, molto morbida, e poi questo motore prende sempre e bene, soprattutto tra i 2000 e i 3000 giri, non perde mai. E il differenziale anteriore fa davvero bene il suo lavoro, anche se cercate di impegnarla sui tornanti. Davvero piacevolissima da guidare, è molto morbida, assorbe davvero benissimo tutte le buchette, i tombini, tutto quello che trovate sulla strada, lei ci passa sopra senza problemi. Mi piace davvero tanto, è molto bella anche da guidare. Ci apprestiamo a fare un sorpasso e vediamo come si comporta il nostro 1.7. Ecco, scaliamo. Non ha una spinta incredibile, però insomma se la cava abbastanza bene, poverino. Certo, le 2 tonnellate si fanno sentire tanto. Gli interni sono incredibilmente spaziosi e comodi. Diciamo che sono un'ottima alternativa a una carrozza di business class di un treno. I sedili sono larghi, comodi, ci si sta davvero bene. Mentre invece per quanto riguarda il sistema di infotainment è dominato da uno schermo centrale da 5 pollici e da un rivoluzionario schermo LCD di tachimetro e contagiri da 4,2 pollici che permette una visione davvero perfetta delle informazioni di bordo. Anche i posti posteriori non sono da meno, con 2 bocchette dell'aria condizionata dedicate e un divano davvero morbido, mentre invece il bagagliaio... Gigantesco è la parola esatta per questo immenso baule da ben 500 litri con tutti e 4 i posti, anzi 5 posti, ancora più grande, e da ben 1700 passa litri quando abbiamo anche i sedili posteriori battuti che si abbattono tramite questo sistema. Comoda, è comodissima, me la ricordavo comoda e rimane un'auto veramente comodissima per viaggiare, è silenziosa, morbida, questi sedili sono confortevolissimi e poi ha anche numerosi sistemi di assistenza per la guida, quindi il viaggio vi sembrerà anche meno corto. Volevo farvi notare la luminosità dei fari Bixeon, che grazie al sistema High Beam Assist rileva il traffico in senso contrario, passando automaticamente da abbaglianti ad anabbaglianti, per non accercare gli altri conducenti. È dotato anche di faro direzionale collegato allo sterzo per migliorare la visibilità in curva. Volevo farvi notare anche la strumentazione, è uno schermo da 4,2 pollici LCD da cui si vede molto bene. Il principale è questo cambio dopo frizione che come vedete è molto molto rapido,
molto morbido e docile, però è anche davvero piacevole da usare. Come vedete, volevo farvi notare i consumi in autostrada, che sono davvero minimi. È una delle auto che consuma di meno in assoluto. Abbiamo ancora 260 km circa di autonomia. Incredibile. Questi sono i chilometri che ho percorso, senza neppure fare fuori tutto il pieno.